Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi ho due notizie abbastanza rapide da darvi, una buona e una meno buona. Ma prima di tutto, ragazzi, vorrei segnalarvi qualcosa che a me rende fiero di questa cosa qua. Quindi immagino il padre. Ragazzi, voglio segnalare l'uscita di un libro da parte di un ragazzo che conosco personalmente, che è il figlio di un mio carissimo amico che sicuramente l'avete già sentito nominare, Carmelo Silvaggio. In questo caso non è Carmelo, ma è bensì suo figlio Alessandro, che saluto e gli faccio veramente i miei complimenti, perché alla sua età tirar fuori un libro pubblicato su Amazon che si chiama L'universo e le sue curiosità, cosa accadrebbe se. Lui è un appassionatissimo di tutto quello che è il mondo dell'universo, le sue curiosità. Alessandro è un giovane divulgatore di Torino, ragazzi, sono fierissimo, ragazzi, per lui. Quindi, ragazzi, se siete interessati a tutto quello che è il cosmo, alle stelle, eccetera, dateci un'occhiata, ragazzi. È seguito da circa 200, quasi 250.000 persone su TikTok, veramente, cioè dovrebbe fare lui pubblicità a noi. Sono veramente molto fiero, non c'entra niente, è un off topic, ma è un ragazzo che conosco e mi rende, cioè sono contentissimo per lui, quindi volevo segnalarvelo, ragazzi, che magari c'è qualcuno che è appassionato di questo mondo. Quindi, chiusa la parentesi, cioè con i complimenti vivissimi che gli mando ad Alessandro, passiamo adesso alle news. Inizierei dalla release, l'ultima release che è stata rilasciata da Suyo 397, una release candidate per Era Factor 2, che fa ben sperare, perché ci sono ancora delle novità, delle migliorie in generale e correzioni di bug sul titolo di Studio 397. In più ci sono delle nuove piccole features, aggiustamenti per quanto riguarda il discorso online, che ha dato una spinta incredibile a The Refactor 2, che fa riscoprire questo gioco e questa uscita con questa beta della parte online ovviamente rilancia ancora di più Refactor 2. Questo fa ben sperare ovviamente per Le Mans Ultimate, ragazzi, quindi vuol dire che se funziona in questo modo qua, con questo tipo di ranking, ragazzi, Le Mans Ultimate è destinata a diventare una cosa mostruosa, e Studio 397 si troverà due tesori nelle mani, consolidati Refactor 2, che finalmente porta a casa quello che è la mancanza che aveva, quindi l'online, e Le Mans con questa specializzazione su questo settore dell'endurance, ragazzi, mostruoso. Malgrado questo, tutto questo malgrado le problematiche economiche di Motorsport Games che abbiamo visto, quindi ci sono comunque delle importanti novità, c'è un seguito ed un lavoro che viene fatto che ci fa ben sperare, sono veramente molto contento. Quindi questa era la notizia dell'uscita di questa release candidate e speriamo che continuino così. E poi arriviamo alla notizia di due giorni fa. Digital Pros, ragazzi, che sapete che ha la mano su Cuno Simulazioni, su 505 Games, che annuncia una riduzione della forza di lavoro generale del suo gruppo del 30%. Questo per riassettare l'azienda, per poter affrontare quelle che sono le difficoltà oggi del mondo della simulazione, che dopo la pandemia sono radicalmente cambiate le dinamiche di quello che è il mercato. Infatti i giocatori hanno la tendenza a tornare su quelli che sono titoli consolidati, e quindi Digital Pros decide di cambiare completamente strategia commerciale, dedicandosi a sequel di prodotti che appunto danno le certezze economiche. Assetto Corsa 2 rinviato ad agosto per permettere lo sviluppo di quello che è il DLC imminente per quanto riguarda Assetto Corsa Competizione, lasciando stare gli altri progetti. Quali saranno, ragazzi, non lo so in questo momento, però c'è anche Marco Massarutto che poche ore fa interviene per specificare quello che sarà l'impatto di questa decisione di Digital Bros, perché comunque, ragazzi, mi pare che sia un momento difficile e generico, perché licenze che terminano, che finiscono nel nulla, Motorsport Game, adesso Digital Pros. Marco Massarutto interviene dicendo che bisogna stare tranquilli, perché questa riduzione del personale non riguarda il team di Cuno Simulazioni, e che in realtà permetterà a 505 Games proprio di concentrarsi sui nuovi titoli. Quindi
Io ieri ero un po' preoccupato, però Marco Mazzarotto quindi fa questo intervento. Era giusto comunque specificarlo, perché comunque Digital Bros, ragazzi, controlla appunto Kunos e 505 Games, quindi stiamo tranquilli in questo senso qua. E comunque c'è anche una parte positiva. A me dispiace per questo taglio di 30% di queste persone che saranno licenziate, però sono rassicurato come consumatore, come cliente, del fatto che comunque Kunos non è impattato e che quindi appunto si dedicheranno allo sviluppo di questo nuovo titolo, come rassicura Mazzarotto. E quindi, nella speranza che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, vi invito a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento qui sotto, iscrivetevi al canale, e vi ricordo che domani sera alle 21:15 c'è la terza gara del campionato BTCC su R Factor 2, ragazzi, Mission Impossible. Ci sono stati problemi tecnici, ma ragazzi, ma torniamo, quindi vi aspetto numerosi. E attenzione, ragazzi, perché c'è anche Imprese da Automobilisti, che tornerà ovviamente dopo sabato. Vi ricordo che c'è un canale Telegram attivo, quindi mi raccomando, veniteci a raggiungere se siete amanti di Automobilista 2. Riprenderanno le live, perché il salotto del Sim Driver è piaciuto a parecchi di voi, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Da Fabris è tutto, un abbraccio, ciao!